molte cose ha già detto qualche cosa il signor Bisio prima di me. Comunque le cose che ho osservato praticamente rispetto alle fondazioni precedenti, che quando c'è troppa acqua non si riesce a passare per le strade. C'è stato delle volte che in pratica si mettono giù praticamente delle passerelle per poter passare. Mi piace dirlo, ma era stato fatto da altre giunte. C'è mia moglie che veniva a casa dalla stazione centrale, ha impiegato 3 ore per venire a casa, dalla tutta la fondazione che c'è stata. Quindi praticamente è impossibile, si deve attraversare le strade e c'è un mezzo di media. No, perché ho trovato che era troppo alto il volume e tanto per me. E poi le passerelle. I chiusini, più di uno, mi dispiace che non c'è più nessuno. Io sono in ragione. Comunque mi dicono che ci sono praticamente molti chiusini praticamente che non servono a niente. C'è su addirittura la croce. C'è sulla croce praticamente perché non funzionano. Anche questo non è una cosa bella. Bisogna sistemare i chiusini. L'altra cosa è mettere in automatico un qualche cosa per scaricare l'acqua. Com'è possibile che quando tutte le volte che esce il Seveso ci vuole 3 ore, 2 ore, 3 ore per aprire tutti i chiusini? Si deve mettere un impianto, un qualche cosa, un sistema praticamente per scaricare l'acqua più velocemente, dal mio punto di vista. In più, in pratica, ho visto che anche quando in pratica succedono queste cose qui, va dentro tanta sabbia, giustamente, nella fogna. Anche questa, la sabbia nella fogna, non viene pulita subito in pratica. Per cui se succede una inondazione subito dopo l'altra, in pratica, immancabilmente succede praticamente che la fogna non riesce a scaricare. Più o meno sono queste le cose più importanti. Anche perché ho una domanda da fare, quindi non ho delle proposte. Io abito in Viale Zara, l'ultimo pezzo, quello di Piazza della Costa, in quelle villette lì, in quel villaggio lì, in Villette Basse. E mi ricordo che la prima volta che ho incontrato il Seveso fu una sera che scesi da Scala Chiocciola per andare nel seminterrato e andai e trovai l'acqua fino al ginocchio, nel buio, perché a casa ci si muove il buio. Ecco, mi ricordo quindi che negli anni 80, alla fine degli anni 80, l'acqua arrivava dalla rete fognaria, cioè quest'acqua non arrivava dalla strada, ma arrivava dalla rete fognaria che entrava dalla braga del bagno e ho messo la valvola dopo 2 o 3 volte e non è più entrata. Io non ho mai capito bene il rapporto tra la rete fognaria e il Seveso, l'ho chiesto a tanti, nessuno l'ha mai spiegato bene e non ho mai capito se quando il Seveso arriva becca prima la rete fognaria e poi dopo viene su, o se invece sono 2 circuiti diversi. La cosa non è stupida perché quando entrassi in casa dalla strada e le paratie non servissero, cioè, come ho rischiato l'ultima volta il 15 novembre, il sapere che c'è una rete fognaria che continua a ricevere può essere utile per pompargli dentro l'acqua che continua ad arrivare nel seminterrato. Ecco, comunque la mia domanda era questa: se ci fosse un punto di istruzione per un cittadino per capire come funziona quel labirinto di vie acque che c'è sotto i piedi, perché Milano è tremendo e c'è una rete che è nota a pochi, il signore che è intervenuto prima, quello che ha fatto il consigliere sa tutto, ma io ho scritto anche delle cose, ma non è facile comunque ricordarsi, e sapere esattamente il rapporto tra la rete fognaria e il circuito dell'esondazione, e le vie dell'esondazione. Ecco, se c'è una parentela, se c'è una casualità, o se sono 2 cose scorrelate. Anche perché poi immagino che anche la rete fognaria andrà a finire da qualche parte. Quindi, insomma, avere una conoscenza di cosa capita in quei momenti, io apprezzerei moltissimo un volantino, un manualetto, un qualsiasi cosa di questo tipo. Grazie. Sì, buonasera.
Dunque, no, io avevo due suggerimenti da fare. Uno che in parte mi è preceduto sul fatto dell'intasamento da parte dei veicoli, perché è vero che quando c'è l'esondazione spesso abbiamo visto che ci sono colonne interminabili che non possono poi andare avanti, per cui è stato spiegato prima, però non è stato detto per quanto riguarda l'intervento della vigilanza per deviare questo traffico per portarlo da altre parti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, anch'io devo dire, come quel signore che aveva preceduto prima, che devo rilevare che è la prima volta che c'è questo modo di spiegare e di rivolgersi alla popolazione per dire che cosa succederà per quanto riguarda la sera. Proprio in questa direzione io avanzo un suggerimento di questo tipo. Dato che le persone coinvolte sia nella volta precedente che questa volta non sono tantissime, anzi sono molto poche, io suggerisco questa cosa, cioè chiedo se è possibile attraverso la protezione civile fare in modo di intervenire caseggiato per caseggiato, spiegando ad esempio come ci si deve comportare nei momenti di esondazione, perché la questione degli SMS o della teoria raggiungono qualcuno, ma la maggior parte della gente non viene raggiunta. L'altra cosa che veniva segnalata è appunto la questione degli anziani, di chi non riesce a muoversi, no? Perché spesso abbiamo avuto comunicazione del fatto di anziani che per forza dovevano stare in casa perché non potevano muoversi, non potevano andare da nessuna parte e spesso magari per poco tempo, comunque non sto esagerando perché è un giorno o due che poi le cose normalmente, se non succede di peggio, normalmente vanno a posto. Per cui un giorno o due comunque questi spesso devono stare in casa, oppure specialmente se non hanno parenti che li possono raggiungere. E per quello che dicevo, che se è possibile in ogni caseggiato intervenire per spiegare questa cosa, per capire ad esempio la situazione che sta nel caseggiato, per effettivamente portare avanti queste cose. Grazie. Buonasera, io mi presento, sono Penco, sono di AMS, sono responsabile dell'unità operativa Olgettina, che di competenza è l'attività di pulizia e di raccolta della zona. Noi come AMS sapete che il nostro intervento è in fase di esondazione, in Seveso, è quello sicuramente di fare un'attività preventiva dove ci sono gli allagamenti, ma poi sostanzialmente la nostra grossa attività è quella di far tornare in maniera più celere possibile la città alla normalità, eliminando il fango, pulendo i marciapiedi, pulendo le cunette, garantendo il ripristino della normale attività. Rispetto a questo, noi negli anni ci siamo sempre più cercati di affinare rispetto alle necessità di intervento. Io mi ricordo, ero appena arrivato 7 anni fa, e sentì in un'assemblea come questa la necessità di utilizzare sempre di più le lance, e così abbiamo fatto, perché abbiamo visto che negli anni gli automezzi che cercavano di pulire però con le gomme portavano in giro il fango e combinavano più danni. E quindi pure in questi anni abbiamo acquistato sempre più lance, utilizzando sempre più gli idranti che ci sono sul territorio, proprio per cercare di lavare e anche cercare di cercare di portare via il fango senza far spostare le macchine, perché abbiamo visto più volte che abbiamo tentato la famosa esperimento di far spostare le macchine, ma è stato anche questo molto difficile per cercare di pulire le strade. Quello che abbiamo però sostanzialmente fatto è quello di rifare un po' l'organizzazione rispetto anche ai due grossi eventi che ci sono stati nell'anno scorso. Intanto abbiamo deciso di mutuare un po' l'organizzazione come abbiamo per quanto riguarda il servizio neve anche sul servizio dell'esondazione Seveso. Dividendo il territorio, abbiamo preso l'esondazione più grossa, quella che c'è stata a novembre, e suddividendolo sulle 4 unità operative su cui AMSA è organizzata per fare un mutuo intervento di soccorso, questo perché viene distribuito con più forze sul territorio. Certo, questo naturalmente rispetto al tipo di esondazione, perché ogni esondazione ha una sua storia, una sua intensità e una sua area di intervento.
Su questo abbiamo fatto un ragionamento dove tra l'altro AMSA è dotata di alcuni automezzi, di alcune risorse, ma non del tutto è rispondente ad alcune situazioni. Per cui abbiamo definito e presentato in comune due piani di intervento dove venivamo integrati rispetto a risorse esterne che prendiamo rispetto all'asporto del fango. Noi non siamo dotati per esempio di ruspe o di pale gommate. Abbiamo definito un primo punto di intervento definendo per esempio nella fase di allarme la presenza sul territorio di tre droni, quelle grosse carrellate, che si posizionano sui tre punti dove ci sono gli allagamenti che dividono questo pezzo di città in due: un'idrovora in Viale Sarca, un'idrovora qua in Foglio Testi e un'idrovora in Largo Desio. Questo perché comunque nella fase di preallarme e allarme ci sono comunque ogni tanto dei rigurgiti, questo per cercare di intervenire. Dopodiché abbiamo definito le 18 vie che sono storicamente quelle più interessate all'esondazione del Seveso al fango, che vanno dalla Demonte, vanno dalla Valfurva, vanno dalla Cirie, che sono quelle che poi ogni volta hanno una loro storia, perché un'esondazione che c'è durante la settimana vede per noi prima di tutto garantire, anche se quest'anno, negli anni passati, in queste esondazioni passate c'è stata la scelta di bloccare per esempio le scuole della zona, però in passato noi dovevamo garantire l'accesso alle scuole ai bambini, per cui un primo intervento, se ti capi durante la settimana, è quello di liberare subito le scuole, come può essere una stupidata, ma la domenica uno dei punti più importanti per la liberazione del fango sono le chiese, perché comunque la gente alla domenica deve avere la possibilità di accedere ai luoghi di culto. Questo sono tutta una serie di attività che noi abbiamo affinato durante queste esondazioni. Abbiamo fatto un primo punto di intervento che è quello per esempio di identificare queste 18 vie, queste tre aree dove tagliano in due la città, come primo intervento con i nostri bobcat, con le nostre idranti. Qualora l'esondazione sia sicuramente di un flusso più pesante, abbiamo previsto l'utilizzo di 5 ruspe che con i nostri lift car possono andare a iniziare a togliere via il sedime che si deposita su molte zone della città. Una cosa che sicuramente noi ci siamo poi affinati, prima diceva un cittadino, ma come fate a vedere per esempio i tombini dove sono? Noi nell'ultimo anno abbiamo fatto della vernice spray all'altezza di un metro su alcuni muri, all'altezza dei tombini li abbiamo segnati con un puntino giallo. Questo perché durante il fango bisogna andare alla caccia al tesoro. Con questo puntino giallo sul muro noi identifichiamo dove è il pozzetto, come poi, che parole c'è già per gli idranti, non c'è un puntino giallo ma c'è una piattina con un numero e la distanza dei metri, ma questo è per cercare sempre più di essere celeri. Certo, questo ci fa sicuramente piacere. Ecco, non usate però per aprire i tombini i cestoni, perché poi c'è qualche problema di sicurezza, che come è successo in alcune vie che ci siamo trovati di notte a trovare i cestoni, stare per rimuoverli e poi scoprire che sotto non c'era più il pozzetto ma il tombino, e il cestone era utilizzato come segnalatore. Ecco, su questo, come dicevo, noi abbiamo identificato questo piano che verrà recepito all'interno dell'intera organizzazione ed è un piano che, ribadisco, AMSA interviene purtroppo in maniera massiccia solo quando c'è l'esondazione. Noi, l'attività quella di pulizia dei tombini è una pulizia che continua tutto l'anno, l'intervento ogni volta che ci sono le piogge noi interveniamo, sicuramente questa zona qui è quella che è più interessata agli interventi di pulizia, perché naturalmente per la presenza degli alberi e tante altre cose sicuramente non tutti i tombini sono estremamente funzionanti. Quello che citava prima un signore sulla X rossa è proprio perché sono quei tombini segnalati alla ripartizione strade che poi deve fare gli interventi, perché l'intervento fatto da noi con la fresa non è stato risolutore. Grazie. Vorrei segnalare perché venga prevenuta e non succeda più
questo fatto che riguarda l'ANSA. Io ho le finestre che guardano sulla via Racconigini e vedo sempre passare questo benedetto camion dell'ANSA che lava molto bene questa strada, la via Racconigini è sempre molto pulita tutte le settimane. Peccato che quel martedì che c'è stato questa alluvione, questo camion ha passato la prima volta, probabilmente ha visto che era allagata e che c'erano che c'era solo acqua, non so cosa poteva pulire. Ma per di più è passato altre due, tre volte, poi non sono stata sempre alla finestra a controllare, andare molto veloce per buttare l'acqua sul marciapiede. E questa è una cosa che mi dispiace segnalare, ma purtroppo abbiamo anche queste condizioni. Quindi l'ANSA, per favore, quando ci sono le esondazioni, richiama i suoi camion che dovrebbero pulire le strade, perché non lo può fare. E questo magari è anche un costo, chissà cosa ci è costato in più. Mi dispiace di questa segnalazione, ma purtroppo è così. Buonasera. Buonasera, sono il presidente del comitato abitanti De Monte. E quello che volevo segnalare per quanto riguarda, allora faccio vedere una foto, non so se l'assessore Granelli ha detto la sicurezza, sono iniziati dei lavori di idrogeologici là per l'acqua. Questo è un fosso che c'è da molto. Dal momento che avete iniziato a fare un altro lavoro, non sarebbe opportuno mettere in sicurezza questa buca prima che ci lasciamo ammortizzatori, macchine, in quanto per forza di cose siamo obbligati a passare da sopra questa buca, già segnalato all'assessore ai lavori pubblici, alla Carmela Rosa. Niente, sì, via De Monte all'inizio, siamo obbligati a passare da là sopra. Ho messo apposta la ruota della vettura per far vedere quanto è profonda. Poi ascoltavo lei quando diceva aumento delle tombinature. A mio modo di vedere, aumentare le tombinature non serve a niente se poi il diametro delle condutture non riesce ad assorbire già quelle esistenti. Cioè, vabbè. Poi per quanto riguarda la protezione civile, volevo fare un appunto. Sono apparso su tutti i TG regionali e nazionali quando, prima che si andasse il Seveso per la seconda volta, ho chiamato la protezione civile e sono le pera comunque se è arrivata la telefonata, ma certamente è arrivata, dove promettevano che a breve tempo sarebbe arrivato qualcuno a portare dei sacchi di sabbia, cosa che non è avvenuta. Ma qual era la mia preoccupazione? Perché dall'esondazione dell'8 luglio avevamo avuto le cantine non sommerse, oltre le cantine, arrivava a 15 centimetri nel nostro atrio. Qualche amministratore, qualche consigliere ha avuto la premura di fare le biancature delle cantine, di scrostare, di fare. Allora, quando ho sentito che sono stato allertato dal tabaccaio di via Valfurva, che lo ringrazio, ho provveduto con dei sacchi di sale ad ostruire l'entrata nel civico di De Monte 3 e purtroppo ho creato una disgrazia a quelli del De Monte 1, in quanto loro hanno avuto due grattacieli, le cantine dei due grattacieli sommersi dall'acqua, con le conseguenze che abbiamo avuto noi del 3 nell'8 luglio. Poi per quanto riguarda l'ANSA avrei da fare un'osservazione al dottor Penco, lo vedo distratto però non ha importanza, parlo, sì ho capito, però forse se la ricorda la mia faccia, no? Ci siamo incontrati sul piazzale di Via Ciliegia, magari ne avrà incontrati talmente tanti, però io mi sono offerto, ho offerto la mia assistenza
ai vostri operai e al caposquadra, che adesso mi sfugge il nome, quel signore Moro Moro. Allora, sono più di 30 volte che mi sono offerto, anche in questi ultimi giorni, per la pulizia sia di Via De Monte, che se viene le faccio vedere dove c'è ancora il fango. Il fango persiste, dopo che vi ho visti passare 10 volte, anche di più, e mi sono permesso di fare un'osservazione da ignorante in materia di pulizie. Però lei conosce la Via De Monte come è fatta, no? Allora, ci sono i vialetti pedonali e la strada sottostante. Io mi sono permesso di dire a uno che guidava il camion e l'altro con la lancia, scusi la mia ignoranza, ma è inutile che pulisce con la lancia in basso se poi deve pulire in alto e lo sporco dall'alto dei vialetti pedonali me lo butta di nuovo giù. Penso che sia un doppio lavoro. Mi hanno risposto: queste sono le nostre disposizioni. Beh, se quelle sono le disposizioni che date ai dipendenti, scusate, siamo proprio... comunque, ancora oggi, nell'insenatura del De Monte 3, tra il Civico 1 e il Civico 3, c'è ancora fango, per non parlare del giardino sovrastante, dove settimana scorsa sono stato 20 minuti al telefono con il numero verde per poter avere un po' di pulizia dalle foglie, che se non viene il vento le foglie ce le teniamo lì, foglie, polvere, che poi siamo costretti a lavare la macchina ogni 3x2, perché al passaggio di una macchina si solleva tutto e noi andiamo all'autolavaggio e l'inquinamento non è solo della nostra macchina, ma anche degli autolavaggi che ne devono lavare più volte, e quindi lo sporco va nelle falde acquifere. Grazie. Seguo il programma Siena da 20 anni e sono veramente soddisfatto che finalmente dopo 30 anni si è aperto il canale, si è pulito, che la prima cosa da fare ogni anno è da pulire il canale Siena. Siena è talmente pieno di rifiuti che la portata si riduce della metà. Poi un'altra cosa, che io vi ripeto da 20 anni, io vorrei che all'ingresso del canale del Senna si mettesse una griglia che fermasse tutti i rifiuti pericolosi, mettiamo un caso, uno che odia Milano, c'è un camion di rifiuti di mobili e materassi, c'è una pietra che butta dentro, Milano ce l'ha, no, è ancora la nostra. Ogni tunnel che si rispetta c'è una griglia, è impossibile lasciare libero il Seveso e via Ronato e via Agomoro. Chi uno passa di notte, butta i rifiuti, materassi, quello che capita, e va in Milano e no. Ci vuole una griglia all'ingresso del Seveso, prima cosa. Poi io farei una proposta ai codici, ai tecnici. La griglia che aveva fatto, anziché a fare una parte nuova, ha fatto l'ingresso del tunnel, una griglia di navigazione e pendenza, che l'acqua quando arriva lì esce, poi lentamente rientra. Invece all'ingresso del Seveso va dalla montagna, perciò l'acqua non può uscire, invade il parcheggio del coso. L'importante è, prima cosa, ogni anno ha pulito il Seveso, perché è pieno di rifiuti. Io mi ricordo nel 2000, quando è stata la piena, c'erano gli orti di Via Ornato, ha spostato via tutti gli orti di Via Ornato, sono state tutte a finire in Guarda, che lì è stato un disastro. Perciò io consiglio ai tecnici, se potete fare una cosa del genere, una griglia all'ingresso del tunnel, pulire ogni anno il Seveso, perché va pulito, perché il Seveso si riempie di porcherie. E poi l'ultima cosa che, perché non è che io dico studiare, è vero che la della commissione, non è che dico cavolato, ho seguito dalla A alla Z tutti i ragionamenti.
E poi io mi ricordo nel 97, quando ero presidente della commissione, l'ho fatto da proposta, viene una sirena di allarme quando si è uscito. Come Venezia, è intanto lì, quando si dice la parata, suona una sirena. Mi sono messo a ridere, e dice non è da ridere, una sirena che lancia un allarme, chi abita nella zona si alza, va in cantina e fa così. Non è come idea sbagliata. Nel 97 sono messo a ridere, la sirena è altra cosa importante, non dà fastidio, suona, la gente sente, ma si sa dove è. In ogni modo sono contento che dopo 30 anni si è aperto il senso, perché è sempre stato il problema principale, la portata del senso è sempre ridotta alla metà della sua grandezza. Grazie. Sì, grazie. Buonasera, allora, il un po' più lontano, l'assessore Granelli parlava di partecipazione del consiglio di zona, presidente del consiglio di zona, a me non risulta, a lei risulta una partecipazione in questo piano d'emergenza, abbiamo deliberato come consiglio di zona una mozione, però non è stata citata, neanche i punti sono stati ripresi, per cui... Cosa c'è, capogruppo indovino? Quindi, vabbè, mi sembra un po' il programma del 2011 in cui venivano previsti Seveso Angels e compagnia bella, per cui non mi sembra, cioè tutto quello che avete presentato, tranne l'indicazione geografica che ha presentato la Protezione Civile con i tombini, a cui però manca un qualche dettaglio dove si appoggia la rete idrica, ma dobbiamo prenderlo per fede, va bene. Quindi, allora, coinvolgimento del Consiglio di zona, Presidente, non sappiamo nulla. In più, non ha parlato, ad esempio, del budget che state dedicando a questo piano di emergenza. Perché non dedicare soldi e avere solo persone... Pronto? E avere solo dei volontari, per carità, è un grossissimo vantaggio. Però se il Comune non investe dei soldi in un piano d'emergenza, siamo punte da capo. Ci mettiamo la buona volontà, ma se non abbiamo i mezzi, non credo che si possa fare nulla. Per cui le chiedo, qual è il budget che state dedicando a questa attività? Ok, poi avete parlato della Martesana. Il signor Fabio Bisio, che è intervenuto prima di me, diceva tu sei consigliere, non dovresti fare un intervento qui, per carità ha ragione, però in quanto consigliere, visto che un'attività la facciamo, vi leggo una risposta ad un'interrogazione. In merito all'interrogazione vi informo che essendo il naviglio della Martesana ricompreso nel reticolo idrico principale, l'autorità di polizia idraulica è assegnata alla Regione Lombardia. Nel caso specifico, nel 2008, la Regione ha delegato tali funzioni al Consorzio Est Ticino Villoresi. Pertanto, dalle informazioni reperite dal settore politiche ambientali ed energetiche, i dati richiesti non sono in possesso dell'amministrazione, in quanto l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata per il palazzo regionale della regionale dalla regione stessa. Per quanto riguarda gli altri edifici, è presumibile, se il loro progetto è successivo all'anno 2008, che tale autorizzazione e conseguentemente le quantità sia di competenza del Consorzio Est Ticino Villoresi. Questa è una risposta che ha dato l'assessore Maran a una nostra interrogazione in cui chiedevamo, visto che, allora, intanto l'isola ha avuto i problemi che ha avuto anche perché dal 2010 in poi è sorto un grosso complesso, là dove c'era il bosco di Gioia ed altro, insomma, che non era cemento. Il Palazzo di Regione Lombardia ha fatto i suoi impianti di riscaldamento usando
l'acqua di falda e scaricando in Martesana, per cui chiedevamo giustamente a quanto ammontava l'apporto di acqua di tutto il nuovo complesso all'interno della Martesana. Bene, questa che vi ho letto è la risposta dell'assessore alle acque del Comune di Milano. Non si sa nulla, per cui mi chiedo come si fa a progettare un sistema di emergenza se il tipo di risposta, quando arrivano, e la ringrazio per la risposta, è una di questo tipo. Altra interrogazione a cui stiamo ancora aspettando un riscontro è la composizione dei costi consuntivati, diretti e indiretti, però qui mi fermo, dell'esondazione del Seveso degli ultimi 40 anni o almeno degli ultimi 10. Non abbiamo ancora ricevuto risposta. Se non abbiamo questi dati, possiamo fare informazioni ai cittadini, ma raccontiamo, facciamo chiacchiere da bar piuttosto che portare dati. Grazie. Buonasera, io mi chiamo Maria Angela Terzi, sono un'inquilina di via Costa Lovara, una casa del comune. Innanzitutto ringrazio l'assessore per l'intervento che è stato fatto 3-4 giorni fa in via Ciderno, che hanno fatto togliere, intervenuto la polizia locale, hanno fatto togliere quella schifezza che c'era dall'anno scorso praticamente. Questa cosa, questa barriera, che non so se qualcuno la corrente, eccetera, ha provocato nell'ultima esondazione del Seveso, ha provocato un danno enorme al nostro impiegato, la caldaia che è stata cambiata, hanno cambiato dei pezzi, navigava il deposito che è enorme, navigava un metro e mezzo d'acqua. L'ascensore è stato fermo 4 mesi, abbiamo ancora le luci del cortile spente, che non sono nemmeno, non è ancora intervenuta. Io mi chiedo, queste spese noi inquilini naturalmente non è che ce le sobbarchiamo, se le sobbarcherà il comune, ma il comune siamo tutti noi. Allora io dico, se la persona che ha fatto questo danno, che ha messo questa barriera perché non voleva l'acqua del Seveso, ha detto voi arrangiatevi, chiedete i danni al comune, il comune dovrà chiedere, penso, i danni a questa persona, perché io ero intenzionata, avevo già cominciato a scrivere una lettera, però approfitto di questa sera, sembra una cosa personale, però non è personale, perché penso che tutti quanti, cioè, visto che la persona che è intervenuta prima ha parlato di soldi, questi sono soldi che il comune dovrà spendere, sicuro. Intervento dei vigili urbani, intervento dei vigili del fuoco, le caldaie rotte, insomma tutte le cose che in breve vi ho detto. E si è formata una piscina. Io avevo scritto l'anno scorso una vasca di laminazione. Ha costruito una vasca del vostro. Lei l'aveva vista, sì, una vasca, perché lui non voleva l'acqua del Seveso. Però un'altra cosa, quando è uscita l'ultima esondazione, noi abbiamo telefonato alla Protezione Civile. La Protezione Civile è venuta e ha dato al signore della via Ciderno tutti i sacchetti. Noi invece io sono andata personalmente con le mani, con degli assi di un armadio che abbiamo posizionato davanti al cancello, perché non avevamo, adesso il MM ce l'ha messa. Però sono entrata nella Melma e Protezione Civile si è preoccupata di portare i sacchi al signore, anche noi l'abbiamo chiesto, però l'acqua era talmente potente che non potevano neanche passare qua. E volevo solo dire questo, che il comune prenda atto di questi danni che dovremmo pagare tutti noi, se da lui. Buonasera,
Io faccio parte di una di quelle associazioni che sono coinvolte in un progetto di coesione sociale finanziato da Cariplo, che ha sede in Padre Luigi Monti. E diciamo che chiaramente raccogliendo le istanze del territorio ci siamo accorti che il problema del Seveso era abbastanza ingente, quindi stiamo cercando di occuparci chiaramente con i mezzi di cui noi disponiamo, ovvero abbiamo organizzato una serata, una chiamata ai cittadini, principalmente indirizzato alla via, perché non possiamo pensare di coprire tutta la zona, ovviamente, perché non è nelle nostre facoltà, ma iniziando appunto da Padre Luigi Monti, che è una di quelle vie colpite dall'esondazione, chiedendo ai cittadini proprio di, cioè abbiamo un tabellone dove c'è da una parte le persone che eventualmente si offrivano, non dico volontarie, ma insomma capaci di dare un aiuto, e le persone che sicuramente avevano bisogno di un aiuto, cioè che ci venissero anche segnalate appunto quelle persone che in caso di emergenza hanno proprio bisogno di aiuto. E vabbè, a parte che c'erano presenti molte delle persone che ci sono qua in sala, e poi appunto diciamo il nostro intento è proprio quello di fare una collezione di questi numeri di telefono e poi di creare un dialogo appunto con le istituzioni per passarvi, perché non siamo noi poi a gestirvi, immagino, perché non vogliamo neanche violare la privacy di qualcuno mandando dei messaggi, magari appunto noi possiamo poi fare da tramite e girarvi questi indirizzi. Una cosa curiosa che era venuta fuori, perché era emersa da questi incontri, a proposito di quello che diceva prima un intervento precedente, che non mi ricordo di chi era, che era appunto quello di avere una sirena che segnalasse. Chiaramente questo fa un po' bombardamento e non era un'idea che ci aveva convinto. E l'idea che era venuta fuori dai cittadini era: ma perché non chiediamo alle tre parrocchie del circondario di scampanare, non lo so, poi non ho idea se... No, immagino, però appunto poi non me ne intendo molto di campane, non so se sia una cosa possibile o no, però questo lo riporto come voce dei cittadini, diciamo. Grazie, buonasera. Volevo far presente che da circa un mese, sopra la copertura del Seveso e via Valfurva e via De Gasperis, sono stati praticati dei tagli di circa un metro per 10 metri. Allora, volevo capire a che cosa servono e anche far presente che se dovesse uscire adesso il Seveso sarebbe un'esondazione di almeno 10 volte quella che esce normalmente dai tombini. Spiegazione molto accurata del piano, ed è effettivamente la prima volta che per i cittadini c'è la possibilità di comprendere un po' fino in fondo come funziona questo meccanismo. Per quanto riguarda le scuole, ho un dubbio che riguarda il fatto che, se penso a tutte le scuole che sono coinvolte nell'esondazione, se non erano l'unica scuola che ha tutt'oggi un custode residente, è la Veglia Tommaseo di Piazzale Istria, via Veglia, mentre tutte le altre, Passerini, Gatti, Monterotondo, eccetera eccetera, fino ad arrivare ad Alverme, non hanno un custode residente. Allora mi chiedevo come si è pensato di ovviare a questo fenomeno, perché a montare le paratie e mettere i sacchi di sabbia ci deve essere del personale, se si è pensato di trovare un sistema di reperimento, allertamento di questo personale, perché se della commissione di ci trovi tanto da ridere? No, chi è che va? La presidente della commissione di educazione. Vabbè, ma volentieri, non c'è nessun problema. Se c'è bisogno, grazie. Ingegnere.
Buonasera, scusate, sarò brevissimo. Allora, prima di tutto vorrei fare i complimenti per la prima volta per l'organizzazione della serata, che ti ha dato delle indicazioni abbastanza interessanti sulla possibilità di essere avvertiti su una probabile esondazione. Allora, il numero di telefonino chiaramente dovremmo dargli, io glielo darò. Si potrebbe anche organizzare, forse l'avete già detto, mi ero distratto, a un paio di giri da parte di qualche altoparlante che dice attenzione, probabile esondazione in seguito prevista per le ore tarde tardi. Tutto il resto mi sembra un po' benedistico, no? Cercare di fare in maniera tale che le automobili vengano avvertite per tempo, e l'unica cosa che si può fare è mettere in salvo le automobili dicendo qui non ci possono stare, come bisogna averlo. Quindi diciamo grazie per quello che avete fatto, grazie alla protezione civile che ci sta facendo compagnia, sono più quella della protezione civile che anche quella della zona nuova. Non so se è una bella indicazione questa qui, che ci sono più loro che noi. Però prendiamolo per buono. La cosa che invece vorrei dire come piccola cattiveria è questa qua. Ricordiamoci che noi purtroppo non possiamo portare all'interno di Milano più di, qualcuno mi suggerisce un numero, ma non sono sicuramente 140 metri cubi secondo di acqua del Seveso. Quindi a Milano dovrebbe arrivare tanta acqua quanta ne può uscire. Questo è un chiodo fisso. Tutto quello che facciamo a monte deve servire perché l'acqua che esce dal piazzale Istria sia uguale a quella che entra in via Ornano. Le soluzioni tecniche sono chiaramente a carico dei tecnici. Io che sono un cittadino normale sono caduto due volte nel Seveso perché non ho visto, era pieno, ho sbagliato, ho messo il piede e sono caduto per terra. Una seconda volta ho cercato di dire a una persona quasi bisognerebbe mettere qualcuno sul tra Cagrenda e Piave Suzzani, c'era un chiusino, c'era un pozzetto, era stato aperto, c'è stata una persona fino alle 20:30 di sera, poi è andato a casa, era un volontario, non sul giubbetto, e finché c'è stata l'acqua quel pozzetto lì è stato aperto, se passava una macchina andava dentro. Per ultimo un'organizzazione un pochino più mirata rispetto alle ore di responsabilità, perché hanno fatto un grosso servizio l'ultima esondazione, portando la gente da Viale Cagrenda verso l'ospedale con un servizio di trasporto. Alle 19:30 il servizio è cessato. Non c'era più nessuno. Cioè, ok, bravissimi, se riusciamo a fare ancora qualcosa di più, forse meglio. Grazie e scusate. Una cosa tecnica sulla prima. Premetto, non sono un tecnico della metropolitana milanese in servizio idrico integrato, però avendo partecipato un po' ai loro lavori e avendo avuto un po' di informazioni, prima è stato citato un episodio che raccontava di ingresso di acqua non dal Seveso ma di ritorno dalla fognatura, con beneficio di inventario. Mi risulta che questo fenomeno è dovuto alla pressione a cui è sottoposta la rete idrica fognaria, comunque dalle acque meteoriche, non quelle esondative, ma già quelle meteoriche che sono in carreggiate e che scaricano e contribuiscono a innalzare il livello dell'acqua dei condotti di fognatura. Il regolamento inizio del Comune di Milano proibiva l'installazione di valvole a clapè onde evitare il ritorno all'interno degli edifici delle acque dovute alla pressione della fognatura. Mi risulta anche che in alcuni casi questo sia stato concesso, nei casi più particolari, onde evitare che l'acqua di pressione dalla fognatura entri direttamente in casa, ancor prima dell'acqua esondativa del Seveso. Mi premuro di avere un dato più certo e compiuto di questo, però al momento è questo che mi risulta per questa motivazione di ingresso di acqua. Prima si citava queste griglie che vanno a intercettare l'acqua in carreggiata. Presumo proprio che non sia un frutto di uno studio superficiale da parte di MM, ma è andata a verificare, è questo che mi risulta, quei condotti fognari più o meno interessati
dalla piena che c'è sulle strade, che quindi fanno aumentare il livello delle fognature, perché è stata una richiesta nostra dell'amministrazione per cercare di smaltire quanto prima l'acqua dalle carreggiate, è stata chiesta a Metropolitana Milanese: potete fare una verifica di quei condotti che sono meno interessati e quindi hanno ancora un po' di portata fruibile, sempre con l'ottica, il concetto di velocizzare quanto più possibile il rientro delle acque che sono in carreggiata. Le verifiche di Metropolitana Milanese hanno individuato dei condotti di foglia che non sono interessati pienamente, che quindi hanno ancora margine di capienza, ed è questo il risultato che ha portato alla realizzazione di questi grigliati in carreggiata che, senza dover essere aperti, perché sono grigliati di una certa dimensione, sono 3 metri per 2 o 3 o 6 metri per 1,5, no? Aprire delle griglie di questo tipo in carreggiata vuol dire ulteriormente bloccare la viabilità dove magari potrebbe essere consentita. Quindi saranno dei grigliati fissi in carreggiata che intercetteranno l'acqua in modo tale, in modo praticamente automatico, recepire l'acqua della carreggiata. Questo almeno, se ho capito bene la domanda che è stata fatta sulle pressioni. Grazie. Un po' di risposte. Intanto c'era il caso di via Siderno, dove appunto c'è un cittadino che ha fatto la diga. Noi abbiamo fatto il primo intervento proprio nei giorni durante, però questo cittadino persisteva e quindi praticamente abbiamo fatto un'ordinanza, appunto, per, come ha spiegato bene la signora, la costruzione di questa vera e propria diga ha allagato tutte le case di Assunzani 1 eccetera, procurando danni a diga, e quindi noi abbiamo praticamente fatto un'ordinanza che poi abbiamo eseguito con denuncia eccetera. Prima gli abbiamo chiesto di farlo, diciamo, consensualmente, non ha attuato, e quindi abbiamo messo in atto questo con relativa denuncia, appunto, perché, come spiegava la signora, poi sono soldi pubblici, no? E quindi è stata settimana scorsa poi eseguita in maniera proattiva martedì, mercoledì l'ordinanza. Adesso appunto poi polizia locale vigilerà che non venga ripristinato questo manufatto e venga messo. Fatelo anche voi, ma noi ci teniamo proprio per evitare questa cosa. Prima si parlava della griglia, della pulizia, già detto all'inizio, ma noi abbiamo in corso quest'opera di pulizia che ordinaria tecnicamente viene fatta. Questa è una pulizia di tutto il tratto terminato, abbiamo diffuso dei filmati, sono disponibili eccetera, non ci sono carcasse, mobili, cose di questo tipo, ci sono della ghiaia che stiamo rimuovendo per riportare il profilo come correttamente previsto per assorbire la massima acqua possibile. Questo è un intervento finanziato con 1 milione di euro, poi c'è un altro finanziamento con attenzione di 1 milione di euro in somma urgenza per il consolidamento di alcuni tratti che con le diverse inondazioni hanno avuto dei problemi di stabilità. Prima c'era il signore che chiedeva in via Valcurno quello spazio per fare questo tipo di interventi, li potete vedere nella parte di via Essi, Marchione Gioia, già attuato nel lago Carbonaisi, creo dei rettangoli, delle sezioni, in cui poi la penna tira sulla ghiaia, quindi vengono calati dei mezzi sotto che spingono la ghiaia e poi la penna la porta su. Quindi quelle aperture sono fatte proprio per permettere la pulizia e i lavori di consolidamento. Anche io e Marana abbiamo fatto, poi anche abbiamo invitato anche la stampa sotto per riprendere, la situazione è buona. E con questo lavoro chiaramente facciamo una corretta manutenzione per fare in modo che il canale di Milano possa gestire e raccogliere bene. Lo sgrigliatore esiste ed è appunto nel quarto lotto, poco prima dell'ingresso, lo sgrigliatore che viene gestito dal servizio idrico di MM, recupera notevoli quantità e anche lì MM a disposizione, anche per date, eccetera, perché non è solo mettere la griglia, ma poi il lavoro che c'è costante di recupero dei materiali che si fermano, e quello è
fondamentale quella posizione, perché conserverà anche la vasca dal deposito materiale. Quindi quello ciclo predatore, da quando è stato realizzato, protegge tutto il tratto tombiano. Sono circa 500. Sì, però sì, io le... non è... Se uno noi dà... Guardi, io le dico solo questo. Uno, lei va bene a dire, l'ha già ripetuto più volte, dentro ci siamo stati, ci sono le riprese, ci sono i video, eccetera. Non ci sono tutte quelle cose che lei ci ha ripetuto, che lei dice di sapere. Non ci sono, dice, cioè, ci sono. Lei può pensare come vuole, ma sì, ci sono filmati, studi, verifiche, video, fatti non solo da noi, ma fatti dalla stampa, del portatore dei giornalisti, quindi non è che siamo andati solo io e Mahan, qualche tecnico che abbia convinto a dire che non c'era nulla. Sono scese le telecamere. Ma il sicuro di Istria è stato filmato. Quindi, certo, siamo passati anche sotto Istria, non c'è nulla da questo punto di vista. C'è la notizia, ci sono stato fisicamente. Okay. Adesso sarà ripristinato a 40 metri cubi al secondo. Per arrivare all'80, quindi quello che verrà lasciato, che cos'è? E in che punto c'è questa strozzatura? No, non ci sono strozzature. Non ci sono strozzature. Scusa, scusi, l'ha detto le più volte. No, guardi, no, io non ho mai... Ha scritto su tutti i giornali, ha scritto che il senso comunque non sarà pulito fino in fondo. Ma guardi, l'ha detto lei, ha detto che io ho parlato di strozzature. Non ci sono strozzature, semmai spieghiamo, la pulizia viene fatta per portare il profilo che è quello degli anni 80, perché se noi asportiamo dell'altro materiale, questo provoca danni a ulteriori. Quindi deve essere la portata. Dov'è il punto dove non sarà asportata? Molto tranquillo, scuso che non ho tanta voce, ma sono abbastanza tranquillo. C'è problema, ma che lei se si siede discutiamo meglio. No, il tema. Se vuole stare di meno, può stare. Sì, ma poi. Andiamo a rispondere, piedi. Basta che non sali di piedi sulla sedia, cortesemente, che non saltiamo sempre. Il tema del Seveso e del profilo sotterraneo è che non si può rimuovere tutto il materiale sotto, ma bisogna ricostruire un profilo ideale, che è quello che noi abbiamo ereditato nel progetto dell'80. Se vengono rimossi troppi materiali, noi spostiamo l'esondazione più a valle, in tratti che abbiamo ancora meno impermeabilizzati di quelli di oggi. Allora, l'obiettivo è fare in modo, siccome il canale si stringe passo dopo passo, che anche nel pezzo iniziale ci sia la medesima portata. Quindi nel rimuovere le masserite, sono 2500 tonnellate che, se non sbaglio, vanno rimosse, non si rimuovono tutte, ma solo queste 2500, perché in questo modo si ricostruisce il percorso. Il motivo per cui diciamo che è un'attività importante da fare, ma che non cambia la vita senza le vasche, è che le analisi di partenza da cui siamo avviati il lavoro, fatte dai MEN, dicono che anche prima dell'intervento il canale è a circa il 90% della portata. Quindi non stiamo parlando del raddoppio prima c'è un intervento del signore che diceva
siamo al 50%, no, ad oggi siamo al 90%, un intervento importante, anche puntuale in alcuni punti specifici, ma che non cambia in maniera drastica purtroppo la portata del fiume, perché la differenza tra quello che entra e quello che possiamo smaltire è purtroppo estremamente rilevante, però è un intervento comunque utile ed è importante che vada fatto. Quello che abbiamo visto sotto, ma non è che nel senso, anzi, se dopo che è stato in piedi vuole anche scendere con noi la prossima volta e portiamo a vedere pure sotto, è che effettivamente sotto non ci sono oggetti rilevanti e neanche particolari. Abbiamo portato tutta la stampa che stavano aspettando solamente di trovare il motorino, la macchina, il materasso, perché era quello. Abbiamo trovato del motorino una targa, una targa da sola la costruisce tantissimo. Allora, non ci sono oggetti, io devo dire che l'impressione è che lo scrigliatore di Presso fa un buon lavoro. Abbiamo il problema del fatto che ci sono numerose sassi, famiglie che si è consolidata, questo è il problema, insomma. Quindi il problema è proprio strutturale, non è gestibile con un ulteriore intervento di scrigliatura o d'altro, perché non ci sembra quello il tema. Se qualcun altro di voi, visto che i lavori vanno avanti ancora per qualche settimana, vuole venire a fare una visita nel sottosuolo, è il benvenuto, in modo che possa constatare con i propri occhi, insomma, oltre al fatto che sono in video, tutte le cose. Grazie, concludo. Non lo so, cioè. Questo, quando sono venuti qua i tecnici che hanno illustrato 15 giorni fa, 3 settimane fa, hanno spiegato questa cosa delle portate. Se non è chiaro, questo lo divulgheremo anche in forma scritta, però è già è venuto qui. Portata del Seveso. Questo recuperiamo la cosa della presentazione della volta scorsa, sinceramente a memoria non me lo ricordo. Allora, vi invieremo. Quando è stato qui presente il tecnico, l'altra volta ha illustrato il meccanismo delle portate. Se volete questo materiale, noi stiamo predisponendo un materiale complessivo su questo, che vi mettiamo a disposizione. C'è già negli studi, comunque lo facciamo in maniera divulgativa. Poi le portate sono legate a vari meccanismi, alla sezione, alla velocità, eccetera, e i tecnici, però il discorso tecnico che io non mi sento di fare, quello che fanno i tecnici, per uno deve fare il proprio mestiere. Però noi abbiamo studiato il piano con i tecnici, o meglio, il piano che noi andiamo a fare sia di pulizia, come spiegato prima, sia delle vasche, è stato fatto sui calcoli di Arco e di MM e validato dalla Regione Lombardia, quindi dentro un quadro istituzionale preciso. Tornando alle domande che avete fatto sul piano di protezione civile, così andiamo nel merito. Rispetto al traffico, dentro del piano di protezione civile c'è anche il piano di distribuzione delle pattuglie di polizia locale, anticipato, in modo che a seconda delle fasi polizia locale interrompe, ci sono i diversi scenari nelle fasi di rischio, in modo da bloccare l'area esondata prima che esondi, in modo da evitare che poi i mezzi si trovino nel pieno dell'esondazione. Questo viene fatto attraverso le macchine con le lampeggiate, eccetera, e con il servizio Twitter che abbiamo di polizia locale, che penso qui si è già potuto iscrivere, ormai l'abbiamo da 2 mesi, che è un servizio fatto insieme con la centrale operativa polizia locale e mobilità, e con i due assessorati, c'è questo servizio di Twitter che dà informazioni sul traffico e darà anche questo indipendentemente dal meccanismo di SMS che dicevamo. Quindi per il traffico, proprio come dicevate, non è solo per i residenti, ma deve riguardare anche
chi si muove nella nostra città è prevista la situazione tangenziale. Quick e il messaggio sui pannelli variabili a statistica variabile che abbiamo a disposizione, anche se sono limitati su alcuni, però gli incroci, Twitter e questo diamo un'informazione ampia anche da questo punto di vista. Il sistema di chiusini, che ha spiegato prima Pedrazzi, è ritorniamo noi con MM abbiamo studiato per fare in modo che ci sia l'apertura preventiva con il blocco delle strade, in modo che ci sia subito immediato. Ci sono alcuni che hanno le griglie che verranno fatte con una spesa di circa 350.000 euro che sono per assorbire e funzioneranno comunque in maniera automatica, altre d'apertura con questo meccanismo che quindi viene fatto prima dell'esondazione. Per quanto riguarda poi la spiegazione del piano, eccetera, noi oggi, adesso che abbiamo fatto il discorso questa sera, faremo quello all'inizio lunedì prossimo, poi raccolte tutte le indicazioni che andremo in delibera e poi faremo questo vademecum e quindi insieme con la donna poi andiamo a spiegare ben venga la proposta che ha fatto qualcuno di voi con le associazioni caseggiate eccetera, proprio perché poi ognuno abbia il vademecum, l'illustrazione di cosa deve fare e il meccanismo. Noi abbiamo fatto preventivato il primo acquisto di 250.000 sms con la delibera di attuazione del bilancio che abbiamo in programma in questi giorni e poi eventualmente un atto successivo, perché chiaramente l'utilizzo degli sms dipenderà da quanto allerta avremo e da come verrà fatta l'iscrizione. Per quanto riguarda poi il tema degli anziani, dentro nel piano partecipa anche al servizio dell'assessorato politiche e sociali proprio per favorire, è vero che come si diceva l'esondazione in genere quando è durata molto, è durata 14 ore l'ultima eccetera, altre sono durate 3 ore, però comunque abbiamo fatto una collaborazione con politiche sociali, con i servizi di zona, proprio anche per gli anziani fragili soli per poter avere informazioni da questo punto di vista, anche se siamo di fronte a un evento che è problematico ma non isola per lunghi giorni. Il tema dei sacchi di sabbia, noi l'altra volta abbiamo distribuito 4.000 da qui all'anno, che è un numero ma un numero insufficiente, e per questo abbiamo Protezione Civile ha l'impianto per riempire i sacchi con la sabbia, abbiamo previsto l'acquisto della sabbia e quindi con il piano ci sarà la possibilità con la zona di dare e consegnare un numero di sacchi preventivamente con un meccanismo di responsabilità dei vari condomini, quindi quell'aspetto da cui voi dicevo, individuiamo responsabile eccetera, è proprio in questo senso, per cui i condomini potranno segnalare, raccogliere le disponibilità, avere i sacchi e poi impegnarsi ad utilizzarli secondo il bisogno, e abbiamo appunto previsto un numero notevolmente superiore. Per quanto riguarda anzi, devo dire, anche con la zona eccetera, abbiamo fatto un grosso lavoro, siamo ripassati più volte, è un fango che non è facile, e il mettere mont'acqua, come diceva il dottor Pecco, serve proprio per quello, perché spargere mont'acqua serve per facilitare poi la possibilità di pulizia volare. La via dei Monti è particolare perché nel regolamento ci sono state diverse notti con i mezzi di ANSA, diversi consiglieri e anch'io eccetera, noi andremo ancora a vedere se c'è ANSA fa l'intervento, sono state diverse volte, cioè qui non c'è nessun problema, su questo tipo di segnalazioni noi andiamo a verificarle ed intervenire. Io concluderei in nome dei colleghi, se c'è una lascio la parola al Presidente di zona. Per quanto riguarda il budget lo comunicheremo, nel senso adesso stiamo raccogliendo tutto, la delibera di giunta, queste cose vengono fatte per delibera di giunta, la delibera di giunta avrà anche i budget collegati. Fino ad ora noi abbiamo fatto alcuni investimenti, abbiamo messo 20 milioni per la vasca, il progetto delle vasche in particolare in Senato, abbiamo messo i 2 milioni per pulizia e ristrutturazione del tratto combinato, abbiamo messo 700.000 euro per i contributi ai commercianti eccetera, abbiamo messo 2 milioni di euro per i contributi di solidarietà che aveva avuto i danni, questi sono i soldi che fino adesso noi abbiamo
messo a disposizione in parte dati già alla popolazione o ai soggetti, cioè non sono previsioni, sono soldi messi già a disposizione e attivati. Il piano di protezione civile sarà corredato da altri fondi che saranno indicati in delibera. Grazie. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare anch'io Protezione Civile, i funzionari, i dipendenti comunali, tutti i volontari che sono cittadini come voi, che non abitano qui ma si impegnano su questo molto, e quindi io penso che un ringraziamento a loro sia dovuto per il lavoro che fanno. Ecco, magari poi lasciamo la parola alla responsabile dei volontari, anche perché comunque colgo l'occasione per dire che è possibile fare volontari di protezione civile col gruppo di protezione civile comunale, ma anche con altre associazioni, è un modo con cui contribuire alla nostra città. Quindi lascio la parola alla responsabile dei volontari. Buonasera a tutti. Allora, un grazie tanto ai miei volontari che anche stasera hanno voluto dedicare del tempo. Sono tutti volontari, qualcuno in pensione ma qualcuno lavora e domani mattina va a lavorare. Per cui dedica il tempo in maniera completamente gratuita. Il lavoro del volontario, perché possiamo dire che di lavoro che possiamo parlare, è intanto formarsi, per cui vuol dire che nei momenti di non lavoro, nei momenti che rubano alle proprie famiglie e ai propri figli, si addestrano, per cui fanno tutte le prove tecniche che si possono fare proprio per riuscire a colmare quelle emergenze che ci sono sul territorio. Pochi di loro sono di questa zona, molti sono di altre zone, però si sono impegnati in questa formazione che richiede tante ore di prove e controprove, per cui l'utilizzo delle idrovore, cosa che non fanno soltanto gli uomini, ma abbiamo anche diverse donne che fanno questa attività, che è prettamente da uomo, è ovvio. Però si impegnano il sabato, si impegnano la sera del venerdì proprio a questa attività. Faccio una piccola premessa: tutto quello che è in previsione per voi, che l'assessore vi ha detto, noi già lo facciamo, nel senso che noi riceviamo gli sms di allerta. Sono sms che magari arrivano 12 ore in anticipo, a volte arrivano che si concretizzano, a volte arrivano che non si concretizzano, però per i volontari, per me in primo luogo, perché poi io dovrò attivare tutte queste squadre quando l'ufficio, quando i tecnici chiamano e mi confermano che c'è a breve un qualche emergenza. I volontari anche loro ricevono questo sms, per cui cosa vuol dire? Il volontario coscienzioso che sa l'emergenza che ci può essere sul territorio e l'importanza della sua presenza, se anche minimale, se anche possa sembrare di poca concretezza, si mette a disposizione, per cui cosa fa? Non prende impegni, si tiene libero e quando viene poi chiesto il proprio turno è a disposizione. Spesso e sovente i volontari che sono qui presenti vengono chiamati alle 2 alle 3 di notte. Tenete presente che c'è gente che viene alle 2 di notte a fare questo servizio, ovviamente col tempo contatto, perché mi dice: Gio, alle 7 io devo andare a lavorare, per cui devo essere libero. Noi facciamo una catena di turni e si accavallano questi turni con le proprie esigenze familiari e lavorative. Per cui un grazie ai miei volontari che sono sempre presenti, sempre lo saranno, quando li vedrete in zona sappiate che sono a disposizione del cittadino per qualunque tipo di necessità, per qualunque tipo di esigenza ci sia, che sia dal trasporto da una via all'altra perché c'è la strada allagata o che sia per un qualunque cosa da fare. Ringrazio veramente i cittadini, ringrazio l'assessore e il presidente che ci ha dato la possibilità di essere presente. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti, così come ho detto in apertura, credo che l'applauso che è scaturito dopo il suo intervento sia segno di apprezzamento rispetto all'impegno profuso da tutti i volontari. Un'osservazione e due risposte sollecitate dal consigliere La Terza. L'osservazione riguarda una sottolineatura l'importanza del coordinamento.
è una parola che è stata sottolineata più volte anche nell'intervento, quest'ultimo intervento. Credo che sia importante per evitare il rischio che, dobbiamo ammettere, è successo, può succedere, e auspichiamo che ovviamente non succeda più, che non tutti gli enti e non tutte le persone sappiano che cosa deve essere fatto in quel preciso momento. L'idea, così come si è ben visualizzata nelle slide e anche dalle parole dell'assessore, che ogni ente, ogni partecipata, ogni settore del comune, a partire dal settore delle scuole, passando anche dal consiglio di zona, piuttosto che da MM, ARPA, eccetera, il fatto che ciascuno sappia in quel determinato momento, cioè nel preallarme, nell'allarme, nell'allerta, che cosa deve essere da questo singolo ente specificatamente fatto, credo che sia importante per evitare dei doppioni, per evitare le sovrapposizioni, per evitare anche delle inadempienze. E questo è qualcosa di differente rispetto a quanto è stato fatto in precedenza. La risposta riguarda invece alla delibera del Consiglio di zona e che cosa è stato preso da questo piano rispetto a quanto da noi richiesto. A me spiace dover non essere d'accordo con quanto segnalato dal consigliere La Terza, ma quanto da noi richiesto, a partire dalle SMS fino ad arrivare al coordinamento, passando per altre richieste che con il Consiglio di zona abbiamo fatto e abbiamo deliberato, sono state accolte dall'amministrazione. Ci possiamo confrontare senza nessun problema, punto per punto, durante una seduta di consiglio dove peraltro si è anche parlato di questo piano e del Seveso. Quindi, diciamo così, rigetto anche l'ipotesi che questo argomento non sia mai stato trattato in consiglio di zona, oltre alle numerose assemblee che sono state fatte sul territorio. È evidente che nelle slide veniva citato spesso, come venivano citate peraltro gli altri settori, veniva citato il consiglio di zona, che rientra evidentemente in questo nuovo piano in particolare, ma non è che sia mai stato, come dire, non considerato nelle precedenti esondazioni, rientra ancora in modo più preciso e ufficiale in questo piano d'emergenza, perché rientra appunto in quel coordinamento di cui parlavo esattamente qualche secondo fa. Quindi ringrazio, non ci vedremo al prossimo incontro, perché, come dicevo all'inizio e come ha ricordato l'assessore, sarà nel quartiere Isola, che è un altro quartiere appunto coinvolto da questa criticità, ma ci rivedremo per un prossimo incontro per la spiegazione del vademecum anche all'interno appunto dei caseggiati, piuttosto che di altre realtà più piccole, in modo tale da coinvolgere direttamente e un numero magari maggiore di cittadini che ruotano intorno ai quartieri di Prato, di Guarda e quartiere Isola.